Eccoci in questa nuova parte di Jack, sfida senza confini, e dobbiamo andare a prendere tipo qualcosa nel, i rifornimenti al salto lontano. E non so cosa cazzo sia, adesso andiamo a vederlo, scopriamolo assieme. Però mi sa che questa parte qua l'ho già vista. Credo. Ah, di colpo? Non mi fai neanche viaggiare niente. Meglio, faccio prima, però. Ok, sto cercando di ricordarmi un po' i tasti. E viva! Cos'è quello a fare qui sotto? Ok, cerchio. Vediamo un po' cosa ci attende in questo fantastico salto lontano. Filmato. Io barter, io contrabbandiere, io importante al salto lontano. Qualcosa non va in città. Chi sono quelle creature oscure? Mutanti eco oscuro. Comparsi mesi fa, da allora ho provato spesso a combattere loro. Bisogno di pugni forti per proteggere mia merce. Io pago bene voi. Ci servono i rifornimenti. Io do voi tutti i rifornimenti voi volete, se proteggete il negozio di barter da creature oscure. Andare in Barter. città, esserci strada per mio bar. Ok. Barter, quello di Dragon Ball. Cos'è quel tizio? C'è un tizio qui enorme, è una statua. Ah, una statua. Non mi piace quella scimmia. Scimmie ora macchine mortali. Sempre così con eco oscuro. Ok, a me risultava che l'eco oscuro uccidesse la gente, però vabbè. Questa arma qua è tipo quella di Jack 2-3. Però. Vai, fa qualcosa. Però è, come dire, molto meno, non so, dà molto meno l'impressione di funzionare a differenza di quelle altre. Sarà per il gameplay un po' Loro mangia diverso. mio bar, vai. Passo un po' il volume del coso, che non sono sicuro che senta bene. Magari sì, ma magari anche no. La 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 la. Adesso ho già ordinato un microfono nuovo, che è tipo il mio amico su Skype. La GJ lo usa. È una qualità abbastanza buona e ce l'ha da 2 anni, quindi. Quindi mi fido anche, dai, cioè. Perché vabbè, lo pago una barca di soldi, perché lo pago veramente tantissimo, però. Se la qualità c'è, dai, poi dopo lo userò per Ciance, fare i mutanti video. rompere generatore, uscire e prendere aeropulta. Ah, sì, sembra sicuro. Se dopo lo dovrò usare per fare gli app, lo dovrò usare per fare i video, cioè mi va bene lo stesso, dai, che si spende un po'. Cioè, si spende abbastanza, ma. Ma spero che ne valga la pena, ecco. Cioè, la qualità è buona, dai. Ok, catapulta. A Quei tempo. cristalli dare me un'idea. Dare me. Vabbè, ha imitato la voce di quello. Di quel Bart taroccato. No, di quel Brute taroccato. Sì, ma queste cose qua elettriche sono un cazzo nel culo, sono. Vita? Sì, meno male. Questa
Preferi evitare di perdere vita contro queste cose perché l'elettricità non ho ancora capito come si evita. Se si evita, quindi... Sì, molto bene. Bravo killer di scimmie. Di niente. La grafica dell'icona è bruttissima in questo gioco, eh. Hey, un altro idolo. Che potere mi dai? L'elettricità? È diventato Cole? Cole McGrath? Ah, agilità è complicato. Ah, Jack. Jack. Jack 3. Che voce del cazzo era? Ok. Cosa? Devo saltare a sinistra a sto punto. Mi si è arrivato qua l'ultima volta che ho giocato sto gioco. Sono sicuro al 100%. A 1000 per 1000 per la chiesa cattolica. Poi è 1 per 1000 era. 1000 per 1000. Che cazzo era? Ok, devo andare di là così. Anche questa cosa qua è molto Infamous. Ma Infamous è già uscito quando è uscito questo gioco? Sa di no. Cioè, forse l'uno, ma... sì. Bravo. No, no. Cosa? Ah, ok. Mi ero spaventato, pensavo ci fosse un bug. Cioè, beh, un bug maggiore, tipo che non mi sembra più andare avanti. Ehi, ancora quella scimmia! Tu, stoppare scimmia! Lei volere i nostri cavoli! Cavolo, eh? Ricordami di non stare mai dietro a uno di questi. Ma che battuta è? Cioè, non ho capito che doppio senso. Cioè, boh. Cioè, ho capito il doppio senso, ma... Ma che brutto. Che pena. Anguille rovinare il cavolo? No, perdonabile. Tu spappola! Spappolare tutte! Ok. Perché sembra venuto fuori da Medieval? Forse perché dice tu spappolare tipo l'albanese lì. No, l'arabo che stava nella testa di Sir Daniel. Che aveva l'accento un po' strano. Il tempo. Come ho fatto a non notarlo prima? Se ha il tempo così, diventa anche il tempo. Quello, sì, sì. Ma che due coglioni. Sì, ok, non ce l'ho fatta, grazie. Sono morto. Cavolo? No, perdonabile. Tu spappola! Spappolare tutte! Sì, sì, adesso lo faccio tranquillo, non ti agitare, non ti eccitare. Se no il tuo cavolo prende forme strane. Dai, penso di aver quasi finito. No. No. No, sì. Ok. Cioè, la cosa stupida è che devo usare il mirino laser per capire dove atterro. Cioè, è una cosa terrificante. Strage. È l'ultima. Ottimo, sì, sì. Ma ce n'erano due. Cioè, se non ricordo, se non ho visto male, ce n'era un'altra prima. Perché non l'ho uccisa accidentalmente? No, non lo so. Ho visto nel radar un pallino rosso, ma non so se fosse effettivamente lei. Vabbè, o meglio così, dai. Fammi volare. Guardare giù, non guardare giù. Ancora quella scimmia. Addosso. Poco addosso. Ho ancora da fare. Bambini sporchi, orfani, venire divorati da scimmie! Urca. Tu, aiutare! Mi sono dai gli orfani, poverini. No, no.
cazzo. No, 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 no. No, vaffanculo veramente. Ma no, ma che schifo. Che schifo. No, dimmi che posso ancora fare. No, se va, ciao. Devo fare così? Credo che devo farlo dopo. Ah sì, perché devo farlo salire così prima. E poi ma... Beh, che ce la facevo anche senza farlo salire così, cioè. Però vabbè. Sì, sì, assolutamente ce la facevo. Bene, muori. Ma le uccide quei cosi. Deve stare per crollare. Perché hanno cambiato arma? Ah, abbiamo sbagliato. Ok, adesso non stanno attaccando qualcosa, quindi non perdo tempo. Perdo vita al massimo, non perdo tempo. Ok. Ce l'ho fatta, sì, benissimo. Provo a guardare intorno, bambini ladri nascosto aeropulta in qualche posto. Bambini ladri? Vabbè, comunque l'ho vista, sta là sopra, c'è anche la mappa. Quindi no problema. E come ho detto, per adesso, no, per quello che sto vedendo, il gioco non è male, Non guardare giù, non guardare giù. Non è bello come gli altri tre, ma non è neanche brutto, cioè. Ancora altre tempo. Aspettative alla fine, come dicevo io. Di grugio al molo. Vai. Stavolta quella scimmia non ci sfuggirà. Oh, aia. Aia, 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 che cosa devo fare? Magari uccido questi qua e fin qui ci sono. Vedete come colpisco quelli da sopra? Basta, io avere abbastanza di scimmie su crew preferita di mammina. Dai, Jack, usa una costruzione eco e butta giù le scimmie dalla gru. Una costruzione eco. Sì, ok. Ah, che cazzata. Ne faccio un'altra? Sì, dai. Fa arrivare la cosa. Vabbè, ci vuole anche la tempistica, ma vaffanculo. Dai, muori. Adesso! Cacchio. Dai che faccio ancora di tempo. Niente. Ma no, ma... Non stavo neanche guardando la vita, io. Vabbè. Le munizioni come si è messi? Ripristinate? No, vabbè. Nulla di grave, sono qui. Devo andare col fucile a pompa, perché sì, insomma, lo scuotitore di onde. Adesso direi, dai. Preso. Va bene. Dai, colpisci. Cazzo. Per un pelo. Vabbè, non ho poco tempo e non ho neanche perso vita, quindi no problem, però. Dai. Perché sta ancora perdendo vita? Non lo so. Devo uccidere questi qui prima? Guarda che mi allontano, allora. Bene, Jack. È ora di finirla. Affrontiamo la scimmia. Ah, e vai. Boss di fine livello. Ok, ho tutto quanto. Tranne le munizioni che non sarebbe male avere, però ok. Non ne vedo in giro tanto. Sta tornando in città. Muoviti, Jack. Sì, tranquillo.
Ok, boss. Ha rotto la statua. Che stronzo, so bene anche di chi fosse. Forse dovremmo parlarne un po'. Ok. Ma non mi sembra così difficile. Basta che sparo contro. Ecco, una cosa brutta dei boss, tra virgolette, di sto gioco è questa, che fatto che gli spari contro perdono vita in qualunque situazione. Adesso non so come saranno i boss più avanti, ma i due che ho visto per adesso hanno questo difetto qua, che non è piccolo. Perché appunto in Jack, negli altri Jack, serviva una sorta di strategia per sconfiggere i boss. Invece qua no, invece qua gli spari contro fino a che non ti rompi il cazzo. Finché non perdono tutta la vita e tutti rompiamo un po' il cazzo facendolo, perché perdono comunque poca vita. Cioè poca, visto che boss sono, vorrei dire. Si è fatto per maloso! Ha preso! Cose da fare. Ok, che devo premere? Ah, Dexter si rende utile per una volta nella storia della serie. Ok, adesso è più incazzato, quindi va bene così. Di nuovo! Liberati, Jack! Sì, ok. Aiuto! Ok, ammetto che quando ha appiccicato al culo è più difficile la situazione. Lancio delle scatole. Scatole. Con della vita dentro, no. Ok, difficile, no. È un po' difficile da schivare. Bene, Jack! È ora di finirla. No. Affrontiamo la scimmia! Ripartendo da qua. Ah no, ok. Si alla tua faccina. Oh, aspetta, com'era? Per lo stesso montare di vita? Sì. Ok, allora direi che abbiamo trovato la strategia. Ok, tipo non facendo così. Aiuto, ho fatto una cazzata. Ok, ora. Sembra una buona strategia, voi che dite? Che dite? Aiuto. Quando smette di fare Donkey Kong. Mori. No! Non ti azzardare a toccarmi. Stai lì, da brava scimmia del cazzo. Cosa? Ma perché c'è così tanto quel tizio nella statua? Cioè, magari dopo lo spiegano, eh? Se c'è un motivo. Anche se non sono tanto sicuro. Però io voglio usare questa magia. Poi non è la magia, è il potere eco, vabbè, quel cazzo che è. Vuole cambiare arma. Ok, sono senza munizioni, questa cosa qua mi sta mettendo un po' in difficoltà. Lo confesso. Le munizioni che mi servono. Via, 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 via. Ok. Sì, certo, con questa velocità qua sicuramente mi becchi. Dai, diciamo che ho vinto. Prima ho perso perché ho avuto un po' di... Può succedere ogni tanto di perdere. È scimmiato, cosa? Vuol dire quella frase, quel verbo. No, no, no. Bravo. No. Ok. Posso rallentare il tempo? Sei fottuta scimmia di merda. Certo, fallo da là. Dai, che è quasi morta sta scimmia. Quasi, però. Ha molta poca vita. E quando fa sta cosa qua è una... davvero tue palle. Dai. Due colpi, è morta. Vai! Ed esplode. Sembra un po' scimmiato. Ma che... Scusa, posso farne almeno? Sì, proprio un po' tutto di merda. Quando hai finito con i mutanti, vai alla taverna e prendi i rifornimenti. Subito. Cioè, è una cosa abbastanza ok.
Dammi questi rifornimenti dopo quella scimmia del cazzo. Mi sembra proprio il caso che tu mi dia un premio. Ci siamo filmati adesso, credo. Una trappola. Ah no, no, un filmato, dai. Non sono permesse armi, mettila via. Ok. Ok, non è proprio mettere via l'arma questa. Ah ok, in questo gioco qua non si possono mettere via le armi, è vero. Scusatemi tanto, ma non voglio tornare indietro. E chi sono abituato con gli altri Jack e Dexter in cui puoi effettivamente mettere via l'arma. Mi fai tornare qui? Non sono permesse armi, mettila via. Attaccati al cazzo. Tua protezione, miglior moneta, Jack. Barter ci ha caricato rifornimenti su una navicella. Ma Barter, bisogno ultima cosa. Io avere qualcosa, tu volere. Io da te se tu animare posti. Che dici di rissa da bar? In strada fai ballare posto. Poi io dare a te premio speciale. Un po' d'esercizio mi servirebbe. Ehi, piantala, ciccione! Basta! Ora ti tocca, vedi! È stato lui? E questa cosa qua è molto... Che eleganza! Lasci da Clank. Ascella, direi. Arr, arr. Accoppa quei balordi! Andiamo a combatterli. Ho un'arma, ho ancora l'arma in mano, Posso sparare? No, ovviamente. Quella vita sì, però questo qui serve. Casi, dritto sulle gengive. Ma devo fare una lista da ballo o uccidere tutti? Ah, quelli lì se gioca una carta e fai un cazzo della lista. Ma che minigioco scemo. Al corpo, lavorano al corpo! Vabbè, l'idea è carina comunque, però è... Boh. Casi, dritto sulle gengive! Ok. Vedo che siamo qua in mezzo ai pirati qua. Nulla di particolarmente difficile comunque. Proprio. E vai! Non l'hai visto, eh? Aspetta che salvo. Cioè, vuoi salvare anche dopo, ma intanto salvo adesso perché non si può mai sapere la vita. Cosa succede? Anche perché mi dà tanti di quei problemi sto gioco che non avete idea. Cioè, nelle spray non li vedete, ma li vedo io prima e dopo la registrazione, quindi. Molto bene, Jack. Tu vieni qui. Eccomi. Io dare ricompensa. Bella ricompensa. Dammi questa ricompensa. Evviva. Il Phantom Blade è carico e pronto a partire. Ti stiamo aspettando. Tu iniziare rissa, eh? Già fatto sì, prima. Vale pena. Oh no. Vabbè, qui finisce la parte, tanto per fortuna l'ho salvato prima. E forse la prossima, ciao.